Siamo lodati Gesù e Maria. Queste splendide letture che oggi la Santa Chiesa si propone all'attenzione si completano l'una con l'altra, perché la prima esprime il bisogno di misericordia che l'uomo scopre di avere davanti a Dio, mentre il Vangelo ci ricorda invece il dovere della misericordia che ogni singolo uomo ha nei confronti del prossimo. E ricordiamo sempre che senza la prima non c'è la seconda. Leggevo poco fa un bellissimo intervento di un vescovo del nord Italia, Monsignor Crepaldi, che citava un vecchio proverbio filosofico: agere seguitur esse, cioè l'agire segue l'essere. Se io non sono fatto in un certo modo, non farò certe cose. E citava anche dei vecchi documenti di Papa Benedetto XVI, quando nella Deus Caritas Est diceva che prima che noi siamo capaci di amare il prossimo dobbiamo aver sperimentato l'amore di Dio, perché se non sei amato non ami, e se non sei perdonato non perdoni, e se non ti senti bisognoso di perdono non lo chiedi perdono a Dio. Cosa dice la prima lettura? Lo leggiamo insieme. Dice: Signore, tu sei grande e tremendo, fedele all'alleanza verso coloro che ti amano, osservano i tuoi comandamenti, ma noi abbiamo peccato. Abbiamo operato da malvagi e da empi, siamo stati ribelli, ci siamo allontanati dai tuoi comandamenti e dalle tue leggi. Noi saremmo capaci di dire: sì, pure io ho fatto così. Non abbiamo obbedito ai tuoi servi, i profeti, oggi diremmo i sacerdoti, i vescovi, non lo so, i quali hanno il tuo nome parlato. A te, Signore, conviene la giustizia, a noi la vergogna sul conto. Più sotto continua: Signore, la vergogna sul volto a noi, ai nostri re e a tutti, perché abbiamo peccato contro di te, ed al Signore Dio nostro la misericordia e il perdono. È una confessione fatta bene. Allora, è molto importante per tutti noi, anche in questo tempo di Quaresima, chiederlo al Signore con calma, perché poi il nostro Signore a volte calca un pochino la mano, che ci faccia sentire veramente la nostra pochezza, il nostro essere un nulla, e anche ci faccia vedere senza difficoltà, e questo dobbiamo chiederlo al Signore, non soltanto nel tempo presente ma anche nel tempo passato, durante la vita, cosa ci portiamo dietro. Ci sono delle zone della nostra esistenza, dei momenti, delle cose magari piccole o grosse che abbiamo combinato e con cui magari non ci abbiamo mai fatto i conti, e che è il caso però di farceli, perché se dobbiamo chiedere perdono a Dio, glielo dobbiamo chiedere perdono. Quando un uomo si sente così, e noi siamo così, perché ogni uomo è povera cosa, specialmente davanti a Dio, diventa molto più semplice osservare l'esortazione di Gesù: siate misericordiosi come misericordioso il Padre vostro. Quindi, se c'è una cosa su cui questo Papa sta veramente in continuazione esortandoci, è questo: non giudicate, non sarete giudicati, non condannate, non sarete condannati, perdonatevi, sarà perdonato. Lo sapete, no? La condanna cos'è? La condanna è: una persona ha fatto male, cioè deve pagare. E se il Signore fa così con te, come la mettiamo? Il giudicare vuol dire il tendere sempre a male, il prendere sempre a male l'intenzione del prossimo, pensa sempre malamente, cioè un'azione, diciamo, questo che ha fatto questo. Quando c'è la malizia di giudicare le intenzioni del prossimo, no? Tendere sempre al male, può essere un pochino sempre sprezzanti, critici nei confronti dell'operato del prossimo, non va bene. Voi sapete che giudica tanto, condanna tanto, sapete chi? Uno questo di spirito, chi non è capace di guardare dentro se stesso e di riconoscere quanto piccolo, povero, peccatore è. Questo è un processo fondamentale della nostra esistenza, che chiama anche in causa un altro aspetto ultimo: estensione. Con la misura con cui misurate, sarà misurata un po' in campo. Desideriamo noi avere dal Signore misericordia, perdono, accoglienza, comprensione, eccetera? Beh, l'avremo tanta quanto avremo usato queste stesse cose nei confronti del nostro prossimo, ed è giusto che sia così. Ecco, quindi è importantissimo, ed è un tema fondamentale di questo tempo, per riscoprirsi bisognosi di misericordia ed essere anche misericordiosi. Davanti, misericordia, questo c'è una frase del Giubileo della
della misericordia, misericordia si compata con questo scritto qui davanti, che è uno degli slogan, no? Perché purtroppo tutti noi siamo dentro questa veste. Se qualcuno non la veste, almeno non ho fatte troppo grosse. Punto primo, bisogna vedere se è vero, bisogna vedere se non le fate veramente o se non te ne rendi conto. E punto secondo, se non le volte, se non le fate, ringrazia il Signore perché ti ha preservato dal farle. Ma se ti avesse lasciato abbandonato a te stesso, l'avesse fatte grosse anche di molte persone di cui magari potremmo anche scandalizzarci. Bene, chiediamo a Maria Santissima, che è la Madre della Misericordia, che ci aiuti a entrare bene in noi stessi per conoscersi come siamo ed eventualmente chiedere a Dio tutti i perdoni che dobbiamo e avere sempre un cuore largo e accogliente nei confronti del prossimo per trovare grande misericordia presso Dio, anche noi, per i nostri peccati e per i nostri limiti. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre, Signore.